Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buonasera, 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 buonasera. Allora, ragazzi, non c'è niente naturalmente ancora di ufficiale, però qualche indizio fa pensare a una cosa. Josef Iličić non convocato per la partita amichevole contro West Ham. Magari avrà una contrattura, magari avrà un guaio muscolare, non lo so, però tutte le indiscrezioni danno quasi praticamente per fatta praticamente l'abbandono di Iličić all'Atalanta, se non ti convocano per un amichevole senza motivo. Molti addirittura subito mi hanno detto prima, quando eravamo in live, ma c'è anche sotto la Lazio. Io dall'inizio del mercato, anzi, da ancora prima che finisse il campionato, ho sempre detto il mio sogno è quello di Iličić l'anno prossimo al Milan. Sia chiaro, non come dopo Çalhanoğlu, ma come numero 7, come dopo Castillejo. Perché se dovesse arrivare soltanto Iličić, il mercato sarebbe da 7. Se arrivasse Iličić più il dopo Çalhanoğlu, il mercato sarebbe da 9-10. Nella maniera più assoluta, lasciando stare che sinceramente, ragazzi, a me del terzo attaccante non dovesse arrivare il terzo attaccante tranquillamente Leao. Giroud ha dato ampia garanzia che soldi lì davanti possiamo anche tranquillamente non andare a spendere. Qualcuno dice che Iličić è bollito. Io non sono di questo avviso. Secondo me è un grossissimo giocatore. È un giocatore che ci ha fatto ballare la samba più di una volta, soprattutto a San Siro a Bergamo. Vediamo cosa dicono, dai. Vediamo se ne parlano, però questo qua è una replica, Vediamo se ne parlano così, questo qua, grandi velocisti italiani, altra medaglia d'oro, mica che bello lì sul photo finish, veramente bello, veramente, veramente bello è stato, Karate anche, medaglia d'oro col karate, vediamo se parlano di calciomercato, sicuramente diranno ancora di Messi, il post Messi. Non c'erano immagini per tenerlo, ma grazie al cazzo 40 milioni di euro là. Io sinceramente. La Ligan, quindi. La Ligan. A dieri 9, vediamo un po' cosa dicono. 120 milioni più Zappa Costa, dicono qua su Sky Sport 24. Io ho scommesso che arriva Zapata, ma per caratteristiche, anche perché non prenderà Dzeko e Correa assieme. Niente, poi del calcio non parlano più. Niente, vabbè. Comunque, il video è improntato naturalmente su Josef Iličić, qua non hanno ancora detto niente. Ho letto questa notizia, non convocato. Io veramente, ragazzi, sapete come mio pupillo, a me piace tantissimo. Stavano dicendo, ci ha fatto ballare la scimmia più di una volta, sinceramente. Più di una volta. Io mi auguro veramente fermamente che venga da noi, ragazzi. Molti stavano dicendo, dicono che è bollito. Per me non è bollito manco per il cazzo. Fra l'altro, Gasperini ha iniziato la preparazione. Ha già detto: non l'ho mai visto con tutti quei chili addosso. Perché lui, comunque, di costituzione è veramente magrissimo. L'ho visto veramente in forma e veramente motivato. Che inizio anno lui faceva sempre, essendo così alto, lui faceva sempre un po' più di fatica magari rispetto agli altri. Sono indizi che fanno pensare che all'ultimo anno, praticamente, l'ultimo contratto con una squadra così blasonata. Squadra blasonata dove lui non ha mai giocato, perché se andiamo a vedere Palermo, Fiorentina, Atalanta, con tutto rispetto, non hanno il blasone che può avere un Milan, cazzo. Quindi comunque sia, l'occasione della sua vita arriva all'età di 33 anni. Poi ragazzi, magari non arriverà, io sto facendo questo video qua perché ho letto sta notizia, sapete che a me fa impazzire, è il mio sogno, non lo ripeto nel post Çalhanoğlu, ma come numero 7 lì a destra, perché per me lui la posizione sua ideale è proprio quella. Indi per cui, vediamo un attimino, anche oggi che squadra dicono alle 23 stasera per poi fare un altro video domani. Comunque la notizia è che non è stato convocato per la partita, l'amichevole domani col West Ham. Tutto ci fa ben sperare per l'acquisto di Iličić. Poi c'è chi non piace, ragazzi, il mondo è bello, il calcio è bello perché è vario.
come anche il mondo, anche il calcio. Ragazzi, vi voglio bene, un bacio a tutti, ciao.